portiamo in aula oggi un argomento che abbiamo trattato diverse volte, parliamo di FICO e oggi ne parliamo per quanto riguarda quello che secondo noi è un grave spreco di risorse pubbliche. La storia narra che Tiper qualche tempo fa acquista 9 autobus ibridi e all'avanguardia da mettere a disposizione della tratta stazione FICO. Questi autobus nuovissimi io ve li voglio descrivere secondo quanto pubblicato in un comunicato sul sito della regione, dove si parla di 9 urban way da 18 metri full hybrid, dotato di 4 porte, pienale ribassato, rampa a ribaltamento manuale, di un'ampia area centrale attrezzata per accogliere in sicurezza una carrozzina per persone non deambulanti e un passeggino. Il bus può trasportare complessivamente 148 passeggeri, di cui 33 seduti. I nuovi bus sono provvisti di climatizzazione integrale per il comfort in ogni stagione e di tutte le tecnologie proprie della flotta Tiper, tra cui dispositivi per la localizzazione satellitare per il dialogo con la centrale operativa di servizio, oltre all'annuncio fonico esterno di direzione e a quello interno di prossima fermata. Un ulteriore punto di forza del nuovo veicolo è la silenziosità in modalità elettrica, l'abbattimento di vibrazioni e una rumorosità ridotta al minimo vanno a beneficio non solo dei passeggeri a bordo, ma anche di quelli in attesa alle fermate, dell'ambiente urbano circostante, oltre che del conducente del mezzo. Tutto questo fa pugni e si scontra con l'utilizzo effettivo, a dir poco infelice, di questi mezzi, che ricordo sono costati alla collettività la modica cifra di 4,3 milioni di euro, di cui 3 milioni messi a disposizione dalla regione e 1,3 milioni da Tiper, quindi regione, comune e città metropolitana in sostanza. Quindi sono sempre soldi dei cittadini, sono sempre soldi nostri. Questo lo dico perché abbiamo fatto un accesso agli atti per richiedere quanti passeggeri effettivamente viaggiassero su questi mezzi e credo che chiunque di noi abbia avuto modo di vedere passare questi autobus si possa rendere conto da solo che viaggiano sostanzialmente vuoti. Bene, noi abbiamo avuto evidenza di ciò da una risposta ufficiale di Tiper, quindi a fronte di 148 posti che questi autobus potrebbero portare, vengono frequentati da una media di 6 passeggeri a corsa, che non riempirebbero nemmeno una navetta regionale o non basterebbero nemmeno per attivare uno scuolabus. Questa è la realtà dei fatti, quindi crediamo appunto che questo sia un grave spreco di risorse pubbliche e che a fronte di questo un'amministrazione che fosse responsabile dovrebbe sicuramente porre una soluzione o un riparo a quella che per noi è sicuramente una scelta infelice, per non dire scellerata. Noi ci aspetteremo sostanzialmente che la stessa foga che questa amministrazione ha messo nell'andare ad inaugurare, a benedire questa attività, la mettesse ora nel mettere un freno e restituire questi autobus ai legittimi proprietari, ai cittadini, quindi restituire nel percorso ordinario appunto questi autobus, che ripeto sono autobus all'avanguardia, che viaggiano vuoti. Secondo il nostro punto di vista, visto che anche ieri in comune si ribadiva la bontà di questa attività rispetto anche all'occupazione, allora se si continua con questa narrazione io credo che il fondatore di questa Disneyland del cibo possa anche permettersi di pagare personalmente una navetta che contiene 6 persone. E per questo abbiamo presentato questa risoluzione in cui chiediamo immediatamente di restituire questi autobus alla collettività. In alternativa, se questa opzione non venisse accettata dalla maggioranza, siccome anche in comune c'è comunque stato anticipato che una valutazione si vuole fare alla fine del periodo di sperimentazione, il che significa far viaggiare ancora per 9 mesi questi autobus completamente vuoti, chiediamo almeno che in questi 9 mesi
chi è titolare di un abbonamento annuale o mensile possa usufruire di queste corse, perché è sotto gli occhi di tutti lo spreco di soldi e non fa bene né a noi come amministrazione né tantomeno ai cittadini che devono vedere viaggiare questi mezzi pagati con i loro soldi praticamente inutilizzati, sottoutilizzati, vuoti. Vista la risposta del consigliere Parola, a questo punto ritiro l'emendamento abbinato alla risoluzione sostitutiva, proprio perché noi volevamo dare una possibilità alternativa di poter comunque dare la possibilità ai cittadini di poter usufruire di questi mezzi, che fossero titolari di abbonamenti, che fossero anche titolari di singoli titoli di viaggio. L'obiettivo era comunque restituire questi mezzi alla collettività. Invece ci viene risposto, questo è quello che leggo io, vogliamo continuare a buttare soldi pubblici, perché è sotto gli occhi di tutti, oggi è il 14 marzo, non è che da dicembre e in questi mesi i mezzi si siano improvvisamente riempiti, lo vediamo tutti, continuano a viaggiare vuoti, quindi questa sperimentazione, certificato anche dai numeri di Tiper, è già fallita. Allora non si vede perché dobbiamo continuare a sperperare risorse pubbliche. Faccio inoltre presente che su Tiper si può sicuramente agire. Uno, perché parte di questo finanziamento l'abbiamo messo a disposizione noi come regione e sostanzialmente è stato pagato con i soldi della regione, lo dicevamo, e quindi non vedo perché non possiamo agire in questo senso. L'abbiamo finanziato noi, qual è il motivo per cui adesso non possiamo intervenire? Ecco, io credo che invece si voglia continuare a mantenere un servizio inutile al servizio di Farinetti, che è sicuramente in grado di potersi pagare una navetta da 6 persone, e questo è quello che chiediamo noi. Se Farinetti vuole un autobus da 6, da 140, da quante persone vuole, se lo può anche pagare da solo, senza sperperare risorse pubbliche. Procediamo con la votazione della risoluzione. Delle risoluzioni, scusate. Allora, mettiamo in votazione per alzata di mano l'oggetto 6235 a firma della consigliera Piccinini. Chi è a favore? Chi è contro? Chi si astiene? Respinta la risoluzione 6235.